Buongiorno a tutti e benvenuti al convegno Muraglioni dell'Adige, storie e trasformazioni urbane, sempre della rassegna Open 5. Lasciamo subito la parola al nostro presidente Luca Scappini per un saluto. Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare ovviamente la platea per la numerosa presenza e questo è il penultimo appuntamento di Open 5, che sta chiudendo l'anno con una volata molto importante. Due settimane fa c'è stato l'evento ai Ristori, molto, molto seguito, e vedo che anche questa mattina insomma la cosa non è passata inosservata. E colgo l'occasione ovviamente per ringraziare chi si è dato da fare per organizzare questa rassegna, in primis Ilaria, ma anche Silvia, Alessandro, Carlo, chi segue questa rassegna culturale, perché vi assicuro non è affatto semplice calendarizzare 10-15 eventi durante l'anno molto importanti. Ringrazio l'assessore Leffi che ci segue, quest'anno è stato nostro ospite più di una volta, evidentemente ha apprezzato il nostro impegno, lo ha fatto anche da ex presidente dell'Ordine degli Architetti, evidentemente sa anche lui la difficoltà che si ha all'interno di un ordine nel trovare persone che a livello di volontariato riescono a fare una performance di questo tipo. Direi che tanto da aggiungere non ho, a parte che ovviamente è già stato calendarizzato che la settimana prossima ci troveremo per iniziare a progettare quello che sarà il 2017. Quindi buon lavoro a tutti e rilascio la parola a Ilaria. Grazie Luca, e ora lascerei la parola all'assessore Caleffi, che veramente anch'io devo ringraziare, prego, comandati pure dove vuoi, che devo ringraziare per la sua presenza, perché non sempre abbiamo un'amministrazione così attenta, quindi fortemente lo ringraziamo, anche perché sì, la nostra rassegna quest'anno Open 5 era proprio scenario urbano, quindi si sposava perfettamente anche col tema urbanistico di cui lui è assessore. Grazie, buongiorno a tutti, ma è un piacere essere presenti a iniziative così interessanti, ben fatte, e che evidenziano come il patrimonio di professionalità degli ingegneri veronesi sia generosamente messo a disposizione della città. Città che può sicuramente trarre molti insegnamenti da questa mostra, che documenta una importante trasformazione urbana. Sulla fine dell'Ottocento, per effetto dell'alluvione, la città è stata profondamente trasformata, è diventata un'altra. Paesaggisticamente ha perso molto del fascino che aveva prima, ma indubbiamente ha acquistato molte altre valenze in termini di sicurezza, di igiene, eccetera. Poi i curatori della mostra ci dettaglieranno meglio. Mi viene da fare un paragone sulle trasformazioni che anche Verona sta subendo in questo recente periodo. In questo caso le trasformazioni sono concentrate su Verona Sud, ma comunque daranno luogo ad un assetto profondamente diverso della città, così come si era configurata negli ultimi 7 decenni. Mi piacerebbe capire se è stata fatta una ricerca in proposito. Se alla fine dell'Ottocento la trasformazione ha suscitato le polemiche che suscitano le trasformazioni di oggi. Certo, non c'erano i social media, per cui probabilmente era anche più difficile fare comunicazione e l'elite culturale era sicuramente minoritaria. Però qualunque trasformazione urbana dà luogo a dibattiti, dà luogo a contributi che arricchiscono i progetti, se recepiti con intelligenza, perché a me piace citare una battuta di Totò quando diceva: nessuno nasce imparato, nessuno ha la verità in tasca. Tutti i contributi sul piano del dibattito possono essere, se recepiti con intelligenza, migliorare i progetti. Ecco, quindi io ho scorso con il curatore velocemente la mostra, ho visto che c'è moltissima documentazione, almeno per me sconosciuta, quindi credo che la collaborazione che anche il Comune di Verona ha dato mettendo a disposizione i propri archivi stia dando dei risultati interessanti.
questa mostra non si deve disperdere. Il contenuto della mostra, a mio avviso, dovete cercare di renderlo disponibile. Certamente la vicinanza dell'Archivio di Stato e la professionalità che l'Archivio di Stato dimostra in queste frangenti, ricordo che anche ci ha dato un valido supporto, ci sta dando tuttora un valido supporto nell'archiviazione del nostro archivio edilizia privata, che grazie alla collaborazione con l'Archivio di Stato oggi è reso disponibile alla consultazione. Credo che questa collaborazione vada intensificata, e per quello che posso fare per i pochi mesi che mi rimangono alla fine del mio mandato, contate sulla mia collaborazione. Grazie e buon lavoro. Grazie Assessore, e proprio prendo spunto dal suo intervento, perché effettivamente la vicinanza con l'Archivio di Stato ci permette veramente di collaborare ogni anno con una mostra in parallelo. Quest'anno anche abbiamo avuto la collaborazione anche con l'Archivio Generale del Comune di Verona, che ringraziamo, perché quindi è stato un lavoro di partnership combinata, e ciò ha prodotto degli ottimi risultati, perché abbiamo esposto anche dei documenti inediti. E inoltre abbiamo anche pensato a far sì che questa mostra non rimanesse poi magari negli archivi del nostro ordine, e non appena terminata, quindi terminerà a febbraio, poi verrà spostata al Canoa Club, praticamente ex Dogana, in quartiere Filippini, e quindi la mostra troverà una sua collocazione in modo tale che comunque possa essere visitata o vista dal pubblico più vasto. Ecco, quindi effettivamente abbiamo colto questa idea. E entriamo quindi adesso un pochino più nel vivo del convegno. Faccio solo qualche introduzione, e poi vedrete nella mostra delle tavole dove viene messa con una linea rossa quella che è il muraglione rispetto a quello che era la riva del fiume prima dell'intervento. Effettivamente è un intervento molto importante, che ha completamente cancellato una parte di Verona, nel senso l'isola l'ha trasformata completamente, e ha, diciamo, cancellato un quartiere che era molto operoso, perché anche il fiume permetteva tutta l'operosità della parte dell'isola che c'era. Quindi ha trasformato le vite di tantissime persone, oltre che anche ha dato un quadro e anche una visione completamente diversa della città. Probabilmente nel giorno d'oggi un cambiamento così importante, trovare questi muraglioni, così un impatto fortissimo, nel senso ormai tagliato il fiume rispetto alla popolazione, mentre prima invece era tutto un approccio completamente diverso, probabilmente tantissime polemiche potrebbe comportarle, non abbiamo dubbi, ecco, su questo. Siccome è una trasformazione avvenuta nell'Ottocento, proprio forse non ci rendiamo nemmeno conto, perché l'abbiamo sempre vista così la città di Verona, però invece fu un evento veramente significativo. Siamo in novembre, quindi facciamo anche un ricordo a quello che è stato nel 2010 novembre, la piena che ha coinvolto Monteforte e Soave. Questo è il mese, diciamo, dove possono succedere questi avvenimenti. Proprio perché le condizioni climatiche sono quelle che possono comportare gli scioglimenti insieme allo scirocco, cioè ci sono delle condizioni tali che spesso novembre diventa un momento di alluvione. La piena di cui parliamo in realtà è accaduta il 17 settembre del 1882 e ha completamente stravolto Verona, da qui poi l'idea di costruire i muraglioni. Nel 66 avvenne una situazione analoga e Verona effettivamente si salvò, proprio perché invece erano stati costruiti questi muraglioni. Lascio quindi ora la parola al direttore dell'Archivio di Stato, Roberto Mazzei, a che ringrazio ovviamente anche per la collaborazione, come sempre, utile. Saluto tutti, e non sono un consumato oratore, quindi mi sono scritto il mio intervento, quindi cercherò di seguire un certo filologico, anche perché il taglio che vorrò dare è post-storico istituzionale, diciamo. E Verona, intanto il tema mi interessa molto, perché mi sta molto a cuore, perché ritengo che il rapporto tra Verona e la città sia un connotato importante per il paesaggio, per l'unitarietà del paesaggio, e questa unitarietà la si può percepire in qualsiasi punto di Verona, e quindi è un'unitarietà che bisogna preservare, ecco, da un punto di vista di tutela del paesaggio fluviale.
Verona, come molte città di fondazione romana, è una città quindi fluviale. Il controllo delle acque per fini produttivi e di organizzazione agraria è sempre stato piuttosto difficile e ha segnato spesso drammaticamente la storia della città. Dal Medioevo sino all'età moderna, documenti scritti e iconografici che noi conserviamo in archivio danno conto di tale impresa, dalle opere di bonifica e canalizzazione in età veneziana fino a giungere alle realizzazioni ottocentesche dei canali di derivazione dall'Adige. Il canale Camuzzoni è da considerare da questo punto di vista un punto di arrivo fondativo del nuovo corso economico cittadino, e la sua localizzazione a sud della città ha determinato il destino di quest'area, esito non del tutto scontato tenuto conto che negli anni 70 dell'Ottocento si ipotizzava la sua ubicazione in destra Adige. Il corso dell'Adige, come dicevo prima, è percepito dagli abitanti e dai visitatori come unitario, anche se connotato da una spettacolarità diversa in relazione alle varie aree attraversate. Mantenere chiaramente leggibile tale continuità e tale fondamentale e tale unitarietà è di fondamentale importanza ai fini della tutela dell'identità paesaggistica veronese. Questa percezione di unitarietà la si coglie nelle significative immagini della cartografia conservata nel nostro archivio. Le serie cartografiche che noi conserviamo sono un vero e proprio tesoro costituito da più di 3.000 mappe, tra fondi archivistici pubblici e privati, conservate per la maggior parte in rotoli e poi in buste, registri e processi, di cui quasi 2.000 risalenti ad epoca veneta, senza contare le mappe e i disegni del catasto austriaco e di quello italiano. Ora tutte le mappe risalenti al periodo della dominazione veneziana e non solo sono disponibili in formato digitale e fruibili quindi anche a distanza grazie alla realizzazione del progetto, che è durato più di 2 anni, di digitalizzazione e pubblicazione, oltre che delle mappe, anche di alcune importanti serie del fondo dell'antico archivio del comune: atti del consiglio, lettere ducali, un terzo dei testamenti dell'ufficio del registro con i relativi sei repertori coevi e di tutti gli strumenti di corredo, compreso l'indice generale dei notai. Il progetto è stato denominato DAVR, che sta per Digital Archive Verona, e quindi sarà sempre più implementato ed è consultabile andando nel portale www.davr.it, visitabile anche attraverso il sito del nostro archivio. Le ricchissime serie cartografiche sono contenute in diversi fondi archivistici, ognuno dei quali ha le proprie peculiarità e tende a caratterizzarsi anche per le aree rappresentate. Così le mappe contenute nei fondi pubblici istituzionali, quali l'antico archivio del comune, prefettura, rettori veneti, camera fiscale e collegio sopra la custodia del fiume Adige, forniscono coreografie ed analizzano problemi di valenza generale. Esse costituiscono altresì un'insostituibile fonte per studiare l'ambiente e i numerosi paesaggi veronesi e consentono di ricostruire l'evoluzione del territorio. Alcune mappe illustrano le aree di confine, altre riguardano appunto i corsi d'acqua, più di 350. Particolarmente numerose sono le iconografie riguardanti i terreni della media e alta pianura veronese, che a partire dai primi anni del Cinquecento conoscono una consistente messa a cultura, soprattutto del riso. Non mancano infine le iconografie nell'area montana veronese, dove in epoca veneta, grazie all'arte dei formaggeri, si sviluppano fiorenti attività di allevamento finalizzate alla produzione lattiero-casearia. Degne di nota sono poi le 22 mappe della decima grande di Cerea del 1725. Le mappe dei fondi familiari, dai Bevilacqua ai Campagna, dai Cartolari da Sacco, dai Dionisi Piomarte ai Giusti del Giardino, dai Malaspina ai Pompei e così via, sono logicamente più legate alle aree dove si focalizzano gli interessi speculativi e gestionali delle rispettive famiglie e di quelle loro aggregate. Grande interesse presentano le mappe dei fondi dei monasteri e delle istituzioni ecclesiastiche e assistenziali, come l'Istituto degli Esposti, San Nazaro Eccelso e la Commenda di San Vitale e San Sepolcro. Ma il prezioso materiale iconografico, conservato presso l'Archivio di Stato, ha anche un'indubbia valenza per lo studio delle tecniche cartografiche. Le mappe, spesso acquerellate da valenti agrimensori che sono al tempo stesso ottimi artisti e pittori, presentano meravigliosi cartigli in cui troviamo in basso, a sinistra, il compasso, la groma, la pertica, il calamaio e gli altri arnesi cosiddetti insegni dell'agrimensore. In basso al centro il leone di San Marco e in alto a destra una magnifica rosa dei venti.
La frequente presenza di manine ad indicare particolari sui quali si vuole attirare l'attenzione degli osservatori, se rende la mappa di lunga e ardua lettura, costituisce peraltro un elemento che rende a vivacizzarla notevolmente. Tra i periti e ingegneri che annoverava la magistratura sopra i beni inculti istituiti nel 1556, e merita un posto di riguardo Gasparo Bighignato. Di questo grande ingegnere, straordinario ingegnere della magnifica città di Verona, è stata fatta una mostra recentemente a Isola della Scala in occasione anche della Fiera di Verona, e mia intenzione è riproporla qui, e soprattutto i nostri originali che avevamo prestato alla mostra. E non escluso che faremo anche una cosa per tutti gli studenti di Verona e del Veronese, in una location che stiamo per individuare, e dove metteremo in riproduzione anche altre mappe che sono sempre del Bighignato, che provengono da Venezia. E è mio proposito quindi fare questa iniziativa, e tornando al tema della relazione tra Verona e Adige, ritengo che Veronetta, che è poi il quartiere in cui vivo, abbia il rapporto più diretto con il fiume, cioè un rapporto che alle volte si è trasformato purtroppo in un abbraccio mortale. Verona qui somigliava a Venezia. Il ramo secondario del fiume aveva creato l'isolo, un vero e proprio isolotto, e oggi Piazza Isolo, interrato dopo la spaventosa piena del 1882. Salendo sul colle di Castel San Pietro, oltre al meraviglioso panorama della città e della perfetta scacchiera formata dalle strade romane, si può osservare la zona di Piazza Isolo ed immaginarla com'era: un'isola abbracciata dal fiume, animata da mulini e dai burchi, le imbarcazioni che la solcavano, e pulsante di attività commerciali ed artigianali legate alla presenza del fiume. Era la Verona preindustriale. E in occasione del 50° anniversario dell'alluvione di Firenze, e ricordo anche dell'Acqua Granda di Venezia, anzi è stato fatto un servizio su Rai 3 proprio su questo argomento, l'archivio è ben lieto di raccogliere l'invito dell'Ordine degli Ingegneri ad approfondire le tematiche della ricostruzione della città dopo l'alluvione, soprattutto in relazione alla riva sinistra meno indagata, come abbiamo visto con l'ingegnere. Per l'Adige lo Stato varò un piano finanziario che si rivelò assai efficace. Oltre ai 4,5 milioni per i lavori del tronco urbano, furono spesi in provincia oltre 20 milioni, con uno sforzo poderoso di sistemazione permanente del territorio e dell'economia agricola veronese. Alla buona prova dello Stato, rappresentata sul territorio da prefettura e genio civile in primis, corrisposero le capacità dimostrate dalla classe dirigente locale fin dai primi giorni dell'alluvione. Si trattava di una classe dirigente sostanzialmente efficiente, onesta ed energica, soprattutto nell'adottare allora impopolari provvedimenti come gli strumenti di espropriazione, e dotata di una solida struttura tecnica, ecco il tema anche ingegneri e città nell'Ottocento, uno stuolo di ingegneri di gran spessore, grazie ai quali si è riusciti a recuperare tutto quello che si poteva salvare dalle demolizioni e trovare nel corso degli scavi. I documenti selezionati dall'ingegner Bertolazzi con la collaborazione dell'Archivio di Stato ed esposti in due bacheche metalliche provengono dal Fondo Pubblico Comune di Verona Parte Moderna e documentano la gestione dell'Adige dal 1883 al 1890. Vi sono carte relative al progetto finanziario dell'Adige e le perizie di esproprio e la documentazione relativa al restauro del Ponte Navi, nonché giornali dell'epoca relativi proprio alla tragica piena del 1882. Nel fondo prefettura è stata selezionata documentazione relativa all'esproprio di un caseggiato adiacente al Ponte Navi in via Dogana 3, di proprietà dei fratelli Doria, uno dei quali era anche notaio in Verona. In conclusione, il tema del rapporto di Verona col suo fiume e più in generale con l'acqua vuole diventare anche l'itinerario che l'Archivio di Stato di Verona intende percorrere insieme alle scuole di ogni ordine e grado e con le università e le istituzioni assise sul territorio per ampliare la conoscenza di questa preziosa risorsa e con l'intento di promuovere, non solo negli studenti ma in tutta la cittadinanza, una cultura del mantenimento e della prevenzione di tutti i corsi d'acqua. Grazie. Ringraziamo veramente il dottor Mazzei e devo dire che proprio perché grazie all'Archivio di Stato possiamo mettere in mostra dei documenti che normalmente il pubblico non vede perché sono riservati fondamentalmente agli studiosi, ci permette veramente di avere un livello
più alto di quello che ci sarebbe consentito delle mostre, quindi veramente è ancora un nostro ringraziamento sentito. Infatti dicevamo con l'ingegnere Bertolazzi che un tratto distintivo anche di questa esposizione sono la presenza dei disegni che in genere latitano nelle pubblicazioni, nelle esposizioni di questo genere. Infatti veramente ci dà qualcosa in più veramente che ci permette di eccellere. E ora lascerei la parola invece al vicepresidente del Canoa Club Verona, Luigi Spellini, che ha dato vita anche al Museo dell'Adige, e anche a lui i nostri ringraziamenti perché anche grazie a loro la nostra esposizione è anche stata più ampia. Prego. Eccolo qua. Grazie a tutti, cercherò di stringere un po' il mio contributo che non ho scritto, ma andrò un po' a braccio e spiego un po' il perché siamo qua, chi siamo. Siamo forse l'ultima associazione sportiva presente nel centro storico e viviamo nel fiume perché siamo un canoa club, per cui siamo stati giustamente dal nostro punto di vista invitati a collaborare a dare un contributo con un punto di vista un po' particolare, il punto di vista di chi frequenta il fiume, un fiume che è stato abbandonato, come ben sappiamo, nel corso dell'ultimo secolo, e a parte appunto la presenza di qualche canoista. Noi abbiamo questa sede ai Filippini, una sede storica. Verso la fine del 2015 abbiamo avuto la possibilità di una sede più importante e più completa a Chievo, una sede vera e propria per l'allenamento dei nostri giovani e giovani promesse, e abbiamo pensato a quel punto di rivisitare la dogana in qualche modo, mantenendola pur viva della presenza dei canoisti, eppure abbiamo pensato in qualche modo di creare un punto che non c'è in città, un punto dove raccontare la storia del fiume, e ci è venuta dunque quest'idea del Museo dell'Adige. Abbiamo cercato di collaborare con le istituzioni, abbiamo lavorato per bene, riteniamo, con il Comune di Verona e con la Biblioteca Civica, con gli scavi scaligeri. Abbiamo recuperato delle immagini, delle fotografie d'epoca per ricostruire un po' la storia del fiume. Abbiamo in qualche modo, diciamo, pur tenendo conto dei vincoli della dogana, che non so se tutti sanno, ma è un po' come la casa di Sergio Endrigo, senza il tetto, per cui evidentemente ha qualche vincolo piuttosto vistoso, insomma. E lì all'interno abbiamo creato dei percorsi didattici, principalmente per i ragazzi e per i ragazzi delle scuole che spesso scendono con il gommone. Lì all'interno dunque abbiamo fatto e inaugurato verso la fine di questo maggio un piccolo museo, l'abbiamo chiamato Museo dell'Adige in maniera forse un po' pomposa, con appunto foto, con documenti fotografici, con qualche reperto della storia dei mestieri del fiume. Mestieri poveri, e quindi sono oggetti poveri, quelli che abbiamo recuperato un po' nei mercati e così via, con la collaborazione un po' di tutti. E lì all'interno del museo cerchiamo di raccontare questa storia, che è una storia affascinante, la storia del fiume, che è una storia anche fondativa per la città. E lì non solo abbiamo creato un piccolo museo che vogliamo arricchire, e in questo senso siamo orgogliosi di poter ospitare la prosecuzione di questa mostra e l'arricchimento ulteriore di questa mostra, e abbiamo anche realizzato in quest'estate una piccola rassegna culturale che si chiamava, visto che si teneva in dogana, Qualcosa da dichiarare, e lì all'interno abbiamo ospitato concerti, abbiamo ospitato mostre, performance artistiche, incontri. È venuto anche l'ingegnere Alberto Maria Sartori a raccontarci la storia della ricostruzione dei ponti in un incontro particolarmente affascinante.
tutti questi incontri li abbiamo fatti con un filo conduttore, che era quello di raccontare le storie del fiume. E questo è stato forse il secondo punto rilevante del nostro riposizionamento del significato che vogliamo dare alla dogana e del senso che vogliamo dare alla nostra associazione all'interno della città. L'ulteriore punto di cui vi voglio parlare e che ha a che fare proprio con qualcosa che noi percepiamo con preoccupazione, l'abbandono del fiume. Bene, noi viviamo nel fiume e il fiume è straordinariamente affascinante. Non finiamo mai di invitare gente nel fiume per provare questa esperienza, perché è un'esperienza potentissima, il punto di vista è importante, non lo racconto certo a ingegneri o architetti quanto sia importante il punto di vista. Ecco, noi lì abbiamo presentato un ulteriore progetto. È un progetto che sta crescendo lentamente, che speriamo si possa realizzare in tempi anche piuttosto ragionevoli. Il progetto è quello di riaprire la via d'acqua da Bolzano fino, diciamo, al mare, fino a Venezia. Idealmente fino a Venezia, è evidente che l'Adige non arriva a Venezia, ma abbiamo questa ambizione. Per riaprire questa via d'acqua non sono necessari degli interventi radicali, serve probabilmente un po' di collaborazione. Ovviamente stiamo parlando di riaprire una via d'acqua a mezzi, a remi, non certo a motore, perché sarebbe piuttosto complicato questo, proprio per la natura dell'Adige, per l'impeto del fiume che noi conosciamo bene, che è pacifico per la gran parte dell'anno, ma come abbiamo già ricordato, proprio questa è la stagione dove ci si può aspettare nel giro di 15 giorni una piena veramente potentissima. Ecco, questo progetto di navigazione da Bolzano a Venezia, diciamo, è stato presentato e apprezzato dai sindaci qui di Verona e provincia, interessati a questo progetto stesso, e ha riscosso un certo interesse, devo dire. E l'idea è proprio quella di creare un percorso analogo a quelli che si trovano nel centro Europa, e di navigazione nel fiume, e che può essere facilmente integrato con le piste ciclabili che ci sono lungo il fiume, sia a monte che a valle della città. Ecco, in questo è evidente che Verona è centrale per il fiume Adige, perché sapete che Verona abbraccia l'Adige, mentre per Bolzano, per Rovereto, per Trento, per Rovigo, il fiume è stato lasciato a lato della città. Quindi è proprio da Verona che deve partire questo progetto, riteniamo.